Ferrari era la miglior macchina l'anno scorso, quindi sì, ha vinto la Mercedes con Hamilton, però la Ferrari era veramente la grande macchina. Questo rimanerà perché aveva una macchina facile, quindi solo di sviluppo sarà migliore. Adesso c'è da vedere se la Mercedes ha capito perché aveva difficoltà con la macchina o no. Se l'ha capito, tornerà a essere la forza da battere. Bottas non c'è, quindi. Però nella scorsa prima parte di stagione Bottas due vittorie le aveva Sì, quando centrate. dormiva Lewis. Questo tipo di comunicazione mi dà molto fastidio perché lo vero sport, guardi i bei anni della Formula 1, un pilota faceva 10 Gran Premi fantastici, uno brutto si faceva tagliare le gambe, questo pilota è finito. Adesso uno come Bottas fa due bei Gran Premi, una stagione brutta, no ma Bottas è bravo, bisogna aiutarlo. Questo è il mondo a rovescio. Una domanda, le Red Bull si possono inserire? E poi come vedi una coppia di piloti? Insomma, diciamo che l'anno scorso si è abbastanza dato battaglia, ma non come quella della Force India, con Ricciardo che è in scadenza di contratto, mentre Verstappen è stato rinnovato e si punta su di lui con un Ma progetto a lungo termine. è dura per Ricciardo perché hanno chiaramente detto che il futuro per loro, il futuro campione è Verstappen e che Ricciardo è solo lì. Però è la difficoltà per la Red Bull che è Ricciardo che porta i punti a casa sull'arco della stagione. È Ricciardo che porta anche la stabilità. Quindi lì si sono un po' messi in crisi da soli, creando questa pressione su Ricciardo che era completamente inutile. Invece credi che dalle retrovie magari Force India possa confermare il suo quarto posto a livello costruttori o possa venire fuori qualche pilota? Sarà dura perché ci sono casini in questa squadra, con il padrone. L'anno scorso hanno avuto una stagione incredibile, però non si sa come hanno fatto a sopravvivere con tutti i problemi che ci sono dentro. E non parlo di piloti, ne parlo di sì, quindi sarà difficile. Volevamo farti un'ultima domanda agganciandoci a Verstappen che è un figlio d'arte. Che però ovviamente con risultati diversi rispetto a quelli di suo papà in positivo. Ma come si trasmette la passione da un padre pilota come No, nel no, tuo caso no, non a si poi. trasmette, o ce l'hai o non ce l'hai, da bambino. Se si trasmette è già sbagliato, vuol dire che no, non è la tua passione, che è la passione del tuo padre.